Ha terminato da poco più di mezz'ora il suo Angelus, primo Angelus dell'anno. Ha augurato, ha fatto gli auguri di buon anno, buon 2010 a tutti gli Cari italiani. Li ha fatti fratelli, anche al presidente Giorgio oggi il Signore ci Napolitano. Ha detto che dona il di 2010 iniziare un nuovo possa rendere anno un po' nel suo migliore la nome nostra casa e sotto comune lo che è il sguardo di mondo. E ha Maria anche fatto Santissima un appello, mediante la lanciato un radio appello della ai gruppi armati televisione di qualsiasi a tipo a tutti deporre le auguro. armi. Ascoltiamo allora le I sue capi di parole. Stato e di Governo erano riuniti a Copenaghen per il Nel vertice. primo giorno dell'anno vorrei rivolgere un appello alle coscienze di quanti fanno parte di gruppi armati di qualunque tipo. A tutti e a ciascuno dico: fermatevi, riflettete e abbandonate la via della violenza. Il Papa ha salutato gli italiani anche Militari alla e fine politici. del suo Angelus, E un dobbiamo avere appello a cura fermare delle la strutture che violenza ci che riecheggia circondano. quello che aveva Tra fatto le nella prima continuazioni messa dovremo aiutare dell'anno, questa mattina, ciascuno, nella Basilica nostri di San fratelli e Pietro. Aveva sorelle, detto che dobbiamo al rispetto per convertirci la tutti vita a progetti umana. di pace. Oggi è la Nel primo 43ª giorno giornata mondiale dell'anno della pace vorrei per deporre le rivolgere un armi di ogni tipo e appello impegnarci alle tutti insieme a coscienze di costruire un quanti mondo fanno più degno parte dei dell'uomo. L'ha gruppi detto armati durante la messa nella perché sia Basilica di San pacifico Pietro silenzio. e ha Dille detto che uno gentiluomo, sguardo sofferteness, rispettoso le sull'altro che riconosce antipatie, le sue diversità e le accetta è destroyer, quello che antisemitismo e può hostile. permettere la pace. Allora ascoltiamo le parole che ha detto il Papa durante l'omelia nella messa a San Pietro. Meditare sul mistero del volto di Dio e dell'uomo è una via privilegiata che conduce alla pace. Questa infatti incomincia da uno sguardo rispettoso che riconosce nel volto dell'altro una persona, qualunque sia il colore della sua pelle, la sua nazionalità, la sua lingua, la sua religione. E con parole di grande tenerezza Benedetto XVI ha parlato dei bambini, i bambini del mondo, i bambini anche che vanno a scuola nelle nostre scuole italiane, classi ormai composte da bambini di tutte le nazionalità, dice fa tenerezza vederli giocare, piangere, ridere tutti allo stesso modo, anche se hanno origini diverse. E allora perché avvelenare i loro cuori? Perché spegnere i loro sorrisi? In tante parti del mondo guerra, violenze producono profughi, rifugiati, migranti forzati e le immagini che ci vengono ritrasmesse sono quelle di volti scavati dalla fame e dalla malattia, volti sfigurati dal dolore e dalla disperazione, volti di piccoli innocenti che sono un appello silenzioso alla nostra responsabilità. Di fronte alle loro condizioni inermi, ha detto il Papa, crollano tutte le false giustificazioni della guerra e della violenza. E Benedetto XVI ha ricordato il suo messaggio per la giornata mondiale della pace, incentrato sul Cari tema fratelli e ecologico, ha detto sorelle, che se l'uomo oggi si il Signore degrada, ci dona degrada di anche iniziare un l'ambiente. nuovo Quindi anno nel rispetto per suo il nome prossimo e e rispetto sotto lo dell'ambiente. sguardo